Oh mio Dio! Giù. E fu così che finirono in galera. Oh mio Dio! Si è fatto. Io gli ho rubato tutti i dati. Questo dispositivo per hacker ti permette di rubare soldi alla gente. A parer mio dovrebbe essere illegalissima la vendita libera di questo dispositivo, che viene venduto castrato, perché praticamente quando ti arriva non puoi fare niente. Ma io, che non so nulla di programmazione e che ho approfittato di una settimana di febbre per metterci le mani su, ho sbloccato già tantissimo. Sono molto curioso perché non l'ho ancora provato e lo farò la prima volta con voi, quindi potremmo fallire tantissimo. Si chiama Flipper Zero e questo dispositivo riesce a fare praticamente tutto. Ma ho già detto troppo, non voglio spoilerare perché poi vi spiegherò pian piano che proviamo a fare cose nel video. Primo obiettivo, cercare una Tesla e poi capirete il perché. Se funziona è spettacolare e spaventoso. Ci siamo fatti la Tesla, bro. No, oh, giù. Polizia, faccio finta di niente. Sembrava un normale pedone in mezzo alla strada che ballava. Sono gasato perché lì c'è una Tesla, ovviamente non è mia, e proverò a violarla. In teoria se io clicco dovrebbe alzarsi lo sportellino. Oh mio Dio! Bro. Ma ha fatto anche il click la macchina. Oh mio Dio. No, però mi sento male a fare sta roba. No, cioè, sono serio, bro. Cioè, la macchina non è mia, l'ho aperta io. Siccome la gente non ci crede, mo cerchiamo un'altra Tesla. Tu non c'hai la Tesla? Oddio. Cacchio. Sono un hacker. Prima di dirvi una cosa, un'altra Tesla. Io lo so che non ci credete se non ve ne faccio vedere un'altra. Bro. Seconda Tesla, non so di chi sia, 3 ore a cercarla. Vediamo. Devo dire una cosa, differenza di prima, questa non ha fatto rumore. L'auto di prima ha fatto click. Poi io non ho la Tesla, non conosco nessuno che abbia la Tesla, quindi magari è normale, solo la centralina, non ne ho idea. E non mi è saltato neanche per la testa di andare lì a toccare l'auto, perché uno, non è mia, e due, la Tesla ha le telecamere. Però sono sicurissimo che dopo 2 minuti si chiude tutto. La cosa grave, voi direte, ok, hai aperto lo sportellino della carica. No, perché mentre cercavo di programmarlo, di mettere codici, di mettere plugin e quant'altro, nei vari gruppi, lo dico, su Telegram, non dirò mai nomi, ci ho messo giorni a trovarli, non dirò mai dove li ho trovati, comunque nei meandri del web, spiegavano che ci sono dei booster, quelli che fanno partire le auto, modificati, che attaccati dove dai corrente alla Tesla, gli fai fare una sorta di corto e lei si apre, senza mandare segnali, allarmi, niente. Per far vedere che si chiude, inquadriamo solo la Tesla che abbiamo aperto, vi faccio vedere che adesso è chiusa. Però metti i brividi sta roba, cioè Amazon. Ora dobbiamo filmare con la camera nascosta, perché ovviamente dentro i negozi non si può, ma questo giro lo utilizzeremo per fare qualcosa di innocuo. Adesso vedete. E fu così che finirono in galera. Ci sono i televisori, ora dovrei riuscire a spegnerli quasi tutti. Avete bisogno, ragazzi? No, sto guardando. Ah, ti chiedi pure. Sì, grazie mille. Io lo senti, però. Se voglio, in teoria posso farli anche accendere adesso, vediamo. Mio Dio. Oddio, ma è bello che il commesso gentilissimo, volete qualcosa? Io no, sto guardando quei televisori che dietro stavano facendo il cazzo che volevano. Assurdo. Alle mie spalle c'è un monitor che dà le informazioni dei treni, ovviamente, qua nell'area ristoro. Proverò a spegnerlo e se va è grave. Ho spento lo schermo delle informazioni, adesso lo vado a riaccendere perché... ovvio. Ho comprato un biglietto e proveremo a clonare l'NFC per vedere se posso emularlo e se effettivamente si possono rubare informazioni con questo. Dice leggi. Non muovere, l'ha riconosciuto. Salvo. Posso anche emularlo direttamente. Emulo. Lascio il biglietto a te. Vediamo se io con questo posso passare. Poi andiamo al perché ho fatto questa cosa. Ok, questa cosa è spaventosa perché, ora ve lo spiego. Io in questo momento ho clonato
un biglietto. Ma se questa signora avesse avuto dietro l'abbonamento, io glielo appoggiavo e gli clonavo l'abbonamento e potevo entrare quante volte volevo. Può funzionare anche con le carte. Uno dirà, figo! No, non è figa, è gravissima sta cosa, è gravissima! Se io ad esempio prendo e faccio così, gli clono tutto. In questo momento io gli ho rubato tutti i dati bancari. No, non è vero, non è vero. Devo passare la polizia, devo fare finta di niente. Facciamo finta che ballo in strada di nuovo. Sembra una persona normalissima, giusto? Nella intro di questo video vi ho detto che si potevano rubare soldi alle persone. Bravissima! E noi ci vendichiamo su altri poveri contribuenti. Sempre. Mi dia la borsa! No, no, scherzo. Dicevo, con questo aggeggio come puoi rubare i dati? Vi spiego meglio. Mettiamo caso che questo portafoglio con la mia carta, che io tendenzialmente metto sempre dietro, e ce l'abbia ad esempio il mio operatore. Ti metto il portafoglio dietro. Mettiamo caso siamo in metro, quindi con tante persone addosso, tutti stretti. Io prendo il flipper zero. Ok, guarda. Debit Mastercard. Questi sono i dati della mia carta, cioè scadenza, tutto. E la cosa grave è che Amazon su tante spese, ad esempio, non chiede il codice CVV. Cosa vuol dire? Che io così posso comprarmi dei buoni Amazon, posso farlo a migliaia di persone in un giorno, fottere migliaia e migliaia di euro e farla franca. Esistono delle mail provvisorie, dei siti che ti fanno creare mail di 30 minuti dove tu ti crei l'account, metti questa carta, compri, ti arriva il buono e ciao. Facciamo finta che tu mi abbia rubato i dati della carta, prendi il computer, entri col tuo account di Amazon e metti quei dati là e provi a comprare un buono e vediamo se funziona. Se va davvero sta roba è gravissima, è gravissima. Adesso abbiamo messo nel carrello un buono Amazon da 20 euro, è entrato col suo account e sta per mettere i dati della mia carta che mi ha rubato prima. Vai, acquista ora. Oh mio Dio! Ordine effettuato, bro. No, ma adesso prendo il mio telefono. Noi forse non ci rendiamo conto della gravità di questa cosa. Pagamento POS Amazon oggi 16,50. Fai 20 euro. Fallo per una giornata nei mezzi pubblici. C'è roba che ti fai davvero 10.000 euro al giorno. Sta roba è gravissima. Cosa grave? Ad esempio, lo stronzo di Kevin non se n'è accorto. Io mi salvo la carta info e ho sempre i dati bancari e posso farlo con decine di persone che magari come me non guardano sempre il conto e non se ne accorgono. È assurdo, io sai cosa penso di questa cosa? Che è il mio migliore amico da oggi! Preoccupato perché ho detto facciamo vedere una cosa seria, scherziamo su, qualcosa uscirà, qualcosa non uscirà, ma quando si vanno a rubare dei soldi, adesso io me li sono rubati da solo, ma io potevo rubarli a qualsiasi persona qui. E la cosa grave è che quello che vi ho fatto vedere è niente, perché questo aggeggio è capace di aprire dei cancelli automatici che troviamo in giro. Il prossimo passo sarà quello di provarci. Anche in questo caso qui devi riconoscere il tipo di cancello, il tipo di struttura, sapere la frequenza, però devi conoscere. Io sto andando alla cieca. Figuriamoci questo accessorio messo nelle mani di chi ha tutte queste competenze. Fa quello che vuole. Abbiamo fatto qualche metro, alle mie spalle c'è il primo cancello. Adesso proverò a mandargli il segnale per farlo aprire e speriamo. Lui prova una serie di combinazioni quasi infinita finché trova quella giusta per aprire il cancello. E adesso lui inizia. Con la polizia dietro. Mi stanno pedinando oggi. Niente, sono deluso perché non sto riuscendo ad aprire il cancello. Magari poi non funziona, non lo so. Vedo se ne trovo un altro, è l'unica. Sono un po' triste. Siccome ieri non ce l'ho fatta ad aprire un cancello, l'obiettivo di oggi è riuscire ad aprirne almeno uno. Quindi,
La vedo se riuscirò nel mio intento malato, che poi io mi impunto sulle cose e le devo fare. Qui è successa una cosa inaspettata. Io non mi aspettavo minimamente che sarei riuscito ad aprire il cancello di una casa. Mai. Sta di fatto che arrivo sul posto, tutto alla bene meglio. Non filmo nulla perché ho detto, ok, ieri non ci sono riuscito, magari oggi devo fare 50 cancelli per riuscire ad aprirne uno senza che sto a filmare ore e ore e ore. Quindi arrivo, metto il flipper zero, metto questa Sony a registrare, un eventuale riesce, ho detto, metti caso che succeda il miracolo, corro e filmo. Mentre mandavo dei messaggi vocali con la coda dell'occhio, guardo e vedo il cancello aperto. Quindi corro, faccio la reaction al volo, microfono spento, e non ho capito perché dicevo, ma sono stato io? In realtà è passata una macchina e non l'ho vista, anche perché col microfono spento non si sentiva niente. Ho aspettato che si chiudesse il cancello e ci ho riprovato mettendo la telecamera fissa a filmare il flipper zero e il cancello. Si è aperto. Oh mio Dio. Praticamente sono un sacco di marche di cancelli. Mi sposto un attimo, ancora qualcuno ha visto il cancello aprirsi e mi vede a me qua da 3 ore. Quindi anche prima ero stato io. Io ho aperto un cancello di una casa non mia. Sta roba è spaventosa. Prima di andare via ho aspettato che il cancello si chiudesse. Non è che lo lascio aperto e andavo via, assolutamente no. Sono davanti a un negozio di elettronica e vediamo se posso spegnergli tutto anche da fuori. Mi dispiace, quindi entro dentro e dico, guarda che avete i televisori spenti. Avete TV che danno verso fuori che sono spenti. Avete TV spenti. Vi ho fatto vedere a grandi linee cosa si può fare con questo dispositivo senza avere una conoscenza di base, perché con un minimo di conoscenza si può fare molto di più, con una grande conoscenza si può fare molto di più e diventa estremamente pericoloso. Io ho fatto questo contenuto, uno, per divertirvi, anche se poi ho preso una piega diversa, due, per informarvi, così una persona si può tutelare da questi attacchi. Io ho cercato di stare il più vago possibile, non avrete mai da me informazioni su dove ho preso file, non avrete mai informazioni e soprattutto non imitatemi, non fatelo, non fatelo.